Tutto è andato secondo le previsioni. La macchina dei soccorsi ha funzionato perfettamente. L'incendio al treno ha causato solo pochi feriti che rapidamente sono stati recuperati dal convoglio in fiamme e trasferiti nell'ambulanza del 118. Il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, è tra quelli che nella notte tra sabato e domenica scorsi hanno preso parte al piano d'evacuazione dei passeggeri presenti a bordo di un treno finito in fiamme nell'ambito di una simulazione di un principio d'incendio all'interno della galleria ferroviaria di San Cataldo nel comune di Torre Orsaia. Si è trattato di una esercitazione di routine. Per le gallerie di oltre 5 km è necessario periodicamente testare i tempi di risposta e di coordinamento dei soccorsi, spiega il sindaco, ex funzionario delle Ferrovie dello Stato. La simulazione eseguita nel nostro comune, ha detto, ha richiesto un anno di preparazione, dovendo anche interrompere il traffico ferroviario durante le ore di esercitazione. Dalle 23 in poi, infatti, è per tutto il tempo del finto incendio al treno e dei relativi soccorsi, i convogli che sarebbero dovuti transitare sulla tratta Torre Orsaia, Celle di Bulgheria, sono stati dirottati su altri binari. Decine le persone coinvolte, tra personale di RFI, 118, vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile e figuranti. Speriamo che nulla del genere accada, ma se dovesse incendiarsi un treno nella nostra galleria, commenta il sindaco Pietro Vicino, saremo pronti ad intervenire.